Amici sportivi, amici di Rete 8 Sport, buonasera, ben ritrovati in diretta, speciale calciomercato per capire insieme cosa sta succedendo in casa Pescara e non solo. Oggi anche riflettori puntati sulle questioni societarie dell'Aquila, che sono davvero molto molto gravi. Siamo al 31 luglio, non c'è traccia di società, non c'è traccia di squadra, è solo stata fatta l'iscrizione al campionato, quindi dovremo analizzare tante cose. Lo faremo con Giuseppe Tambone. Ciao Giuseppe, buonasera. Con l'avvocato Luigi Toppeta, con cui parleremo anche di Lanciano, di questo nuovo progetto. Buonasera Luigi, sedia vuota a fianco a Luigi Toppeta, sta per arrivare il collega del Messaggero Pierpaolo Marchetti, che ci informerà sul calciomercato del Pescara. Tra pochissimo andremo nella sede della redazione del centro con Giovanni Tonto Donati, che cura il mercato per il quotidiano per quanto riguarda il Pescara. Peppe Tambone, insomma, un mercato un po' bloccato dalle uscite che non riescono ad esserci, diciamo così. Ma personalmente non sono affatto sorpreso, è una situazione naturale che credo che anche la società, visto che ci sono dirigenti molto, molto esperti e navigati, avrà certamente messo in conto. È normale, il Pescara si è presentato a questa fase di calciomercato con una rosa già molto ampia, che poi è stata chiaramente, logicamente e direi inevitabilmente ampliata dalle necessità di dover costruire una squadra, di dover fare gruppo, di dover cercare di dare a Mister Zeman già una base molto ampia e solida su cui poter lavorare, perché chiaramente l'obiettivo della società è quello di disputare un campionato di vertice, quindi certo, non si poteva attendere come magari si può fare nelle serie minori. Di poter smaltire e poi acquistare. C'è ancora un mese, il mercato credo che debba ancora entrare nel merito, nella sua fase clou per quanto riguarda i calciatori di medio-alto livello, quelli che dicono sui giornali spostano gli equilibri. Il Pescara di questi giocatori ce ne ha tanti, molti di questi mi sembra che non rientrino nei piani della società. Ma quindi... sarà possibile secondo te in questo agosto, che domani inizierà, Giuseppe, venderli questi giocatori? Perché faccio un esempio: Memuscio è un giocatore molto appetito, però con il Sion c'è ancora una differenza abbastanza importante sulla questione moneta, ovvero sul prezzo per la cessione. L'incastro è quello, e purtroppo all'esterno il Pescara è una società che tra virgolette deve liberarsi di questi giocatori, non tanto per il valore dei giocatori, ma ripeto, per le dinamiche e per la tipologia del progetto tecnico che ha avviato. Per cui dall'altra parte ovviamente stanno cercando di interessarsi ai giocatori, ma di aspettare, cercando di abbattere quanto più possibile l'aspetto economico. Credo che anche qui con la società abbia messo in conto questa situazione, abbia messo in conto sicuramente delle risoluzioni da dover fare, da poter fare da qui a qualche settimana prima della fine del mercato con qualcuno di questi ragazzi. È chiaro, è il cosiddetto scotto della retrocessione, di questo passaggio e di tutta una serie anche di decisioni e di nuovo progetto avviato a febbraio con l'arrivo di Mister Zeman. Quindi io credo che in questo momento per la società non ci sia nulla di nuovo, ma la necessità, la capacità di lavorare non solo credo a livello internazionale, perché più di qualcuno potrebbe avere mercato all'estero, ma anche e soprattutto in quello che può essere il bacino naturale di molti, che è la Lega Pro. Avvocato Toppeta, intanto un commento su questo calciomercato di Pescara. Quando mancano poche ore alla fine del mese di luglio, sta iniziando l'ultimo mese di mercato, poi andremo subito, mi dice Max che è pronto, da Giovanni Tonto Donati dalla redazione del centro, proprio per le ultimissime di mercato. Toppeta. Sostanzialmente sono d'accordo con Giuseppe, è chiaro che il Pescara ha necessità di sfoltire la rosa, tenuto conto anche
non è un dato, diciamo, marginale anche del costo di parecchi calciatori che gravano sul bilancio societario. Penso, di questo sono abbastanza certo, che avendo programmato, come diceva Giuseppe, fin da febbraio con Zeman, penso che la situazione sia sotto controllo, nel senso che il Pescara miri a fare un campionato di vertice, ma a costruire qualcosa di importante che sia anche una base per, speriamo, per la Serie A, in modo tale che non faccia l'ascensore come succede, è successo molto spesso quando è salito in Serie A. Quindi è un mercato che sì, ha un momento di, come dire, di stallo, ma a me sembra assolutamente normale in questo momento, tenuto conto che veramente poi sono gli ultimi giorni di mercato che fanno la differenza. Questo per quanto riguarda, diciamo, un punto in grandi linee. Andiamo adesso nello specifico, vediamo se abbiamo Giovanni Tontodonati dalla redazione del Centro. Buonasera Giovanni. Ciao Enrico, un saluto a tutti voi. Buonasera a te Giovanni, intanto un saluto anche da parte di Peppe Tambone, dell'avvocato Toppeta, ospiti in studio. Subito ti affido un quadro sulle ultimissime di calciomercato del Pescara, Pescara che sta lavorando, ricordiamolo, in vista dell'amichevole di domani, ma soprattutto del debutto Team Cup domenica ore 20:30 contro la Triestina nella sede del ritiro di Palena. Giovanni. Sì, le ultimissime le conosciamo, soprattutto sul mercato di uscita, perché ci sono tanti giocatori che lavorano con Zeman a Palena, sono 30, ma ce ne sono altri che lavorano al Poggio, poi Bovo e Fornasieri che sono infortunati, insomma 38 giocatori, attendiamo l'ufficialità della cessione di Davide Vitturini al Carpi, che sembra comunque un affare già fatto, si stanno soltanto preparando i documenti. Per quanto riguarda le uscite, Enrico, si parlava del possibile passaggio di Boulevardi a Siena e di Forte alla Triestina, ma poi si lavora anche su altri elementi, no, richiesti da vari club. Per ora non ci sono state vere e proprie offerte allettanti, questo che trapela dalla Pescara Calcio. Parlo ovviamente dei pezzi pregiati, no? Del mercato biancoazzurro, quindi di Biraghi, di Memushai e di Ben Ali, sono questi i tre elementi in uscita che aspettano ovviamente un'offerta giusta, congrua. Se non dovesse arrivare, resterebbero a Pescara, lo ha dichiarato tante volte il presidente Sebastiani, non svenderà nessuno il Pescara finora. Adesso faccio un esempio, quello del Sion, non c'è stata un'offerta congrua, il Pescara ha chiesto 1 milione di euro per il cartellino, il Sion invece non intende versare questa somma al Pescara. Comunque lavoro lungo, secondo me, questa è la mia previsione, andremo avanti così fino a fine agosto, e molte trattative in Italia si concludono proprio in quei giorni, negli ultimi giorni, staremo a vedere. Ovviamente il Pescara dovrà farsi trovare pronto, perché nel caso in cui dovessero partire questi pezzi pregiati, arriverebbero certamente elementi in grado di rimpiazzarli. Se invece non dovessero concretizzarsi queste uscite, Pescara resterebbe così. Oh, cerchiamo un po' di ragionare sulle uscite, Giovanni. Secondo te, secondo Peppe Tambone, secondo Luigi Toppeta, ospiti studio, quali sono i giocatori che hanno concrete chance di restare in biancazzurro e quali, secondo voi, quelli che invece presto potrebbero partire? Giovanni. Allora, inizio io. Secondo me Francesco Zampano, ad esempio, uno che potrebbe restare, anche perché Zeman lo terrebbe volentieri, a differenza di altri elementi che sono probabilmente meno funzionali per il calcio proposto dall'allenatore del Pescara. Quindi Francesco Zampano, buone chance di restare. Al contrario, vedo in uscita Cristiano Biraghi e Ben Ali. Quindi Cristiano Biraghi e Ben Ali in uscita. Secondo Peppe Tambone? Sono scelte che chiaramente spettano all'allenatore, guardando un po' quello che è la filosofia di Zeman, che un po' tutti conosciamo. Obiettivamente ci sono, soprattutto a centrocampo, dei giocatori su cui il tecnico sicuramente si starà interrogando e starà facendo delle valutazioni. Secondo me anche tra i nuovi più di qualcuno sarà sotto osservazione per capire un po' l'adattabilità. Poi per il resto probabilmente sì, dietro qualcosina va sfoltita, bisognerà capire anche sugli esterni, perché in questo momento hai Mazzotta e Biraghi da una parte e Crescenti e Zampano dall'altro, che per quanto siano due coppie di indubbio valore e di livello per la Serie B,
Probabilmente stridono un po' anche con la prospettiva che vuole darsi il Pescara in questa stagione. L'ideale sarebbe avere un giovane, un giocatore esperto o comunque anche qualcosa del tuo vivaio. Qui qualcuno rischia, se rimane a disposizione, di non giocare da titolare, quindi comunque un patrimonio che ti scema e giocatori che poi cominciano chiaramente a reclamare gli spazi, e questa è una cosa che nella creazione del gruppo, nel breve e nel medio termine, crea qualche problema. Dicevo del discorso di centrocampo, un ruolo fondamentale è sicuramente quello del play. Il play era il Verratti del primo Zeman, il Torreira, no? Bisognerà capire se in questa fase, soprattutto Proietti e Carraro, che sono un po' i due giocatori, lo stesso Brugman, no? Che sono i tre giocatori che stanno un po' facendo le prove generali per questo ruolo, siano effettivamente in grado di soddisfare ciò che vuole Zeman. Poi, per quanto riguarda le mezzali, credo che il Pescara abbia preso, soprattutto tra i giovani, forse alcuni tra i migliori. Ma che c'erano in giro. Lo terresti? Faresti qualche sforzo per tenerlo o favoriresti un'uscita? Ma io credo che anche il giocatore cerchi di aspirare a qualcosa di più. È il capitano della nazionale dell'Albania, un campionato di Serie B che ha fatto per diversi anni. Io lo farei andare non solo perché in questo Pescara, secondo me, non è più un elemento indispensabile, ma anche perché potrebbe avere e continuare a dare un respiro alla sua carriera anche a livello internazionale diverso. Intanto do il benvenuto in studio. Se non proprio di Serie A, diciamo. Assolutamente. Do il benvenuto in studio al collega Pierpaolo Marchetti. Buonasera Pierpaolo, grazie Buonasera. Per aver accettato il nostro invito. Resta Buonasera. In collegamento. Scusate per il ritardo. Ma giustificatissimo. Resta in collegamento Giovanni Tontodonati. Ci sei, Giovanni? Sì, ci sono. Perché poi ti vorrei chiedere, prima di sentire anche l'opinione un po' sul mercato di Pierpaolo Marchetti, se vogliamo cominciare a gettare giù un 11, se dovesse rimanere questa la formazione, diciamo la rosa ancora molto ampia del Pescara, se sei d'accordo con il gioco, Giovanni, che dici? Va bene. Allora, intanto toccava a Luigi Toppeta, sì. Proprio su Memusce e su Bovo volevo chiedere a te. Sì, su Memusce dice bene Giuseppe, è chiaro che è un giocatore che ha avuto un respiro internazionale in Serie B, forse va stretto. Poi c'è da dire anche come da un punto di vista psicologico si possano gestire ragazzi che per tutto il periodo del mercato li si considera in partenza, e quindi probabilmente Zeman non li considererà nemmeno nell'undici titolare, come poi riescono a gestirli se dovessero restare. Quello che diceva Giuseppe è un dato assolutamente di rilievo, cioè che cosa succede nel momento in cui a ragazzi di un certo livello anche di esperienza come Benali, come Memusce e come altri si possa dire: beh, adesso rimanete qui con noi, prendete lo stipendio, perché però spazio per voi non ce n'è. Diventa una cosa un po' difficile da gestire alla lunga, come anche sempre. Anche perché ci sono anche le liste. Certo. Sono le liste. Scelte vanno fatte. Bovo è un giocatore che so che è cercato dalla Spal, no? Anche dal Crotone. È un giocatore che ha mercato. È chiaro che se al giocatore gli si dice per noi è meglio che vai via, e se qualcuno presenta un'offerta interessante bisogna lasciarlo andare via. Per Paolo Marchetti, mercato del Pescara, vediamo un po' le notizie che ci puoi portare rispetto a quello che abbiamo detto, non hai sentito quindi... Guarda, in queste ore non credo che ci sia molto, anche perché, come dicevano loro, c'è da sfoltire, liberare dei posti in lista, cioè io credo che le prossime cose il Pescara le farà tra qualche giorno, cioè il mercato è ancora lungo. Una base di squadra c'è, bisogna ritoccarla, poi piaccia o no, ma una base di squadra c'è, e credo che dovranno andare via almeno un paio di giocatori importanti tra Memusciai. Io, scusate, ma lo continuo a chiamare Memusciai, sono affezionato, no. Memusciai non mi viene, sarà anche un albanese sbagliato, ma non mi viene. Però in italiano tra Memusciai, Zampano, Biraghi... Secondo te chi è primo ad uscire? Tua personale opinione? Il primo che ha una richiesta. Che al momento non c'è, se non quella del Sion non soddisfacente. In questo momento sono i procuratori che li stanno offrendo, richieste non mi risultano. Secondo te ci sono possibilità che alla fine restino tutti?
fischi? Alla fine no, perché secondo me in questo momento la società starà attentissima a non far indispettire Zeman, perché all'ultimo momento bisognerà mettere mano al portafoglio e contribuire al pagamento degli ingaggi. Mi sembra la cosa proprio più chiara e precisa. Giovanni, per chiudere con te, intanto ti ringrazio per averci aspettato. Vogliamo provare a buttare giù un 11 della rosa attualmente a disposizione? Così la commentiamo in studio, la tua formazione, vediamo quanto è competitiva e dove va modificata. Vai Giovanni. Va bene, dai, iniziamo con il portiere. Secondo me Zeman punterà su Pigliacelli, almeno inizialmente, per sì, caratteristiche credo che sia più congeniale al suo gioco. Poi terzino destro Zampano. I centrali qui insomma c'è un punto interrogativo che dipenderà dai movimenti ovviamente di mercato, perché c'è Povo che potrebbe salutare, ma lo stesso Fornasieri mi risulta abbia richieste da Ascoli, Bari e forse anche il Cesena. Non lo so, mettiamo Povo e Fornasieri, anche se c'è tanta curiosità su questo ragazzo molto molto promettente, Elizalde, no? Uruguaiano, che mi dicono, io non l'ho ancora visto bene, mi dicono che abbia già una struttura discreta per affrontare un campionato di Serie B e probabilmente resterà con Zeman a lungo. A sinistra Mazzotta, secondo me è il titolare, in attesa della cessione di Biraghi, e poi centrocampo mettiamo Memusciai, uno tra Brugman e Proietti e Palazzi, sì, potrebbe essere l'altra mezzala. Koulibaly non lo consideri? C'è anche Koulibaly, sì, però vediamo, ne sono tante le mezze ali, così come i centrali, no? Prima sentivo Giuseppe Tambone e parlava di Brugman e di Proietti, poi c'è anche Alessandro Bruno che è un centrocampista centrale, c'è Carraro che può fare il centrocampista centrale, c'è Balzania che può fare la mezzala destra, il centrocampista centrale. Ma c'è abbondanza lì, davanti invece? C'è abbondanza, davanti io credo che al momento, anche se non ha proprio le caratteristiche dell'esterno Zemaniano, ma non le aveva nemmeno Sansovini che fece 16 gol nel 2011-12, Benelli a destra, Ganz centrale e Mancuso a sinistra. Se dovesse partire Benelli serve un esterno forte secondo te? Ma vediamo latte latte, dicono che sia molto promettente, c'è anche Capone, c'è lo stesso Nicastro che potrebbe giocare come esterno destro, anzi mi risulta che Zeman lo veda come esterno e non come punta centrale, però probabilmente un altro esterno, se andassero via Nicastro e Benali, lo prenderanno. Grazie Giovanni Tontodonati, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Pausa pubblicitaria per noi e poi vorrei chiedere intanto a Pierpaolo Marchetti, ha detto questa squadra ha un'identità che piaccia o no, volevo capire se piace a Pierpaolo Marchetti questo Pescara e dove in caso vada rinforzato. Pubblicità. Un po' 3-2-1-0, countdown per tornare in diretta. Ero debitore dell'opinione di Pierpaolo Marchetti. Piace o no questo Pescara con la sua fisionomia? Ma sai, se piace o meno a me conta poco. Quest'anno il Pescara è un allenatore con un'identità tattica molto chiara e bisogna fare la squadra per Zeman. Bisogna fare una squadra con giocatori con le caratteristiche tecniche, fisiche, psicologiche adatte a Zeman. Io alcuni di questi, devo dire la verità, non li conosco perché non seguo, purtroppo non ho modo di seguire i campionati primavera, e né ad esempio ho visto più che qualche partita di Lega Pro, per cui mi baso per il momento più su informazioni ricevute. Ad esempio ti posso dire che ho parlato con Gasperini e mi ha parlato molto bene di latte latte, ma soprattutto di Capone, che secondo lui è un giocatore di prospettive di altissimo livello, sì, anche se mi ha detto secondo lui non è un esterno. È più un vertice secondo Gasperini, no? Ed è uno che deve giocare più vicino possibile alla porta. Ah, addirittura. Adesso, ah, Capone. Capone. Ah, Capone, cioè, ok. Quindi, per quello che posso aver capito, questa è una squadra zemaniana da metà campo in avanti e poco zemaniana indietro, perché sicuramente nel pacchetto di centrali difensivi a disposizione del tecnico non ne vedo tanti che abbiano nelle corde il suo tipo di calcio, sempre che Zeman voglia continuare a giocare, cosa che non ha fatto l'anno scorso ad esempio con una linea difensiva
piuttosto alta. L'unico potrebbe essere Fournasier, però mi pare di capire che non si è preso molto con il Boemo, che anzi stia spingendo per la sua cessione. Quindi insomma, la fisionomia ci può stare. L'unica mia perplessità, oltre alla rosa molto vasta e alla possibilità che possano restare alla fine dei giocatori importanti, e capisci bene che se ti resta un Memushai non è facile per uno che faceva il capitano fino a due giorni fa vedersi passare avanti un ragazzino e sentirsi dire vabbè, tu non stai qui, ma non si sa se ci serve o non ci serve. Insomma, è chiaro che certo, è destabilizzante, anche se parliamo di professionisti di grande spessore, e Memushai è sicuramente uno di questi. Ti dicevo, la mia perplessità è che rispetto all'altro Pescara di Zeman, quello dell'anno scorso non lo considero, mi riferisco a quello di 5 anni fa, oltre alla presenza in quella squadra di giocatori che poi si sono rivelati di livello straordinario, era che quella è una squadra che aveva già giocatori che avevano dei campionati professionistici nelle gambe. Qui sono tanti giovani che vengono o da settori giovani, o dalla primavera, o da esperienze molto molto limitate in campionati professionistici di prima squadra. Questo potrebbe essere un limite, sempre che, ripeto, non restino i giocatori più o meno importanti come quelli che abbiamo citato. Secondo me, ad esempio, Ben Ali è un giocatore che io in B terrei tutta la vita. Non mi fa impazzire in assoluto, ma in Serie B Ben Ali è un giocatore importante. Però è chiaro che Bovo le cose migliori della sua vita le ha fatte sempre giocando a tre, però in difesa. Le sue migliori stagioni le ha fatte con Ventura a Torino giocando a tre, e secondo me non lo so, anche a Zeman non fa impazzire. Cioè, è un peccato che parliamo di tutti i giocatori di ottimo livello, perché Bovo è uno che fino a 15 mesi fa ha fatto il protagonista in Serie A col Torino, però lo stesso Campagnaro è un giocatore di grandissimo livello. Anche l'anno scorso, quelle poche partite in cui è stato bene, Campagnaro ha dimostrato di essere ancora giocatore. Ma c'entra qualcosa Campagnaro con l'idea di Zeman? L'anno scorso il tecnico ha corretto qualcosa, è chiaro, era un altro campionato, il Pescara spesso il gioco lo subiva, ha giocato in contropiede, perché il Pescara di Zeman l'anno scorso ha giocato la linea difensiva più bassa in contropiede. La mia domanda è questa, mi può rispondere chi vuole. Concordo sulla nozione tattica, nel senso che Bovo e Campagnaro non hanno le caratteristiche per la linea difensiva di Zeman. Però, a meno che Zeman non corregga qualcosa. Certo, però la domanda mia è, viste le qualità di Bovo e Campagnaro, ammesso che Campagnaro stia bene per un tot numero di partite, sono qualità di categoria superiore, diciamo che con la loro conoscenza calcistica possono far comodo lo stesso, anche se non sono con l'ABC zemaniano? Secondo me sì, però io sono molto più... in assoluto non faccio l'allenatore, e se anche lo facessi sarei molto più accondiscendente e molto più alla ricerca della mediazione rispetto a Zeman. Quindi bisogna vedere cosa ne pensa lui. Avvocato. Già l'anno scorso, già l'anno scorso Zeman era piuttosto infastidito dall'essersi dovuto un po' imbastardire dal punto di vista tattico e dell'atteggiamento calcistico. Lo ha ripetuto praticamente in ogni conferenza stampa, e quello che quella squadra giocava un calcio non era il suo, che non gli piaceva, che era una squadra che si difendeva andando indietro, non si difendeva in avanti. Quindi io ho qualche dubbio sul fatto che quest'anno in un campionato di categoria inferiore voglia ripetere quel tipo di atteggiamento, però poi sarà il campo, come sempre, a dire cosa è meglio fare. Ma io dico che in una squadra allenata da Zeman il protagonista è Zeman, è sempre stato così. Anche buoni giocatori che tu valuti, anche ottimi giocatori per la categoria, può darsi che non siano funzionali a quello che vuole Zeman, e quindi la capacità del singolo si deve coniugare, ma questa è una regola generale, con la fiducia dell'allenatore, perché anche il più bravo dei calciatori che si sente non a suo agio nell'ambiente non riesce a far bene. Quindi ci sono delle combinazioni che vanno cercate. Chi fa calcio lo sa molto bene, l'allenatore
del Pescara fa calcio da un sacco di tempo, lo sa benissimo. E non basta essere buoni giocatori, in una squadra allenata da Zeman bisogna essere funzionale a quello che è il credo, tra virgolette, tattico dell'allenatore. Peppe, per chiudere questo argomento? Ma più o meno i punti di vista sono stati già ampiamente illustrati. Sì. La cosa che considero da valutare con attenzione è anche il contesto. Cioè il Pescara si trova a ad essere impegnato in un contesto di Serie B, una Serie B che quest'anno, ad eccezione forse due o tre squadre, perlomeno a oggi, 31 luglio, è una Serie B molto piatta verso il basso, non verso l'alto, quindi è ipotizzabile che ci sia una grande bagarre, si tornino forse ad esasperare molto i toni legati all'agonismo, al ritmo, no? Alla fisicità di queste partite. Quindi credo che anche nella scelta conteranno anche questi fattori. Per quanto riguarda il discorso difensivo, io credo che tra tutti quelli che abbiamo visto lì in sovrimpressione, dal punto di vista dei due centrali, l'ideale per il Pescara sia trovare un giocatore che è in grado, con il piede buono, il piede morbido, il piede educato, anche di trovare soluzioni alternative al fraseggio basso. In questo caso sicuramente Cesare Bovo è un giocatore che per il Pescara potrebbe fare la differenza. Il problema, secondo me, è guardare chi mettergli di fianco, perché Bovo, ha ragione Pierpaolo, ha determinate caratteristiche, deve anche essere protetto in un pacchetto difensivo come le squadre di Zeman, che possono essere soggette, proprio per il modo di interpretare la difesa, la difesa alta, no? Sì. Ha tutta una serie di controffensive da parte delle altre squadre, quindi deve essere anche protetto accoppiandogli un giocatore dal passo molto rapido, dalla struttura discreta, anche se non gigantesca. E se guardo tra quelli che ci sono, non riesco a trovarli, quindi probabilmente qualche movimento in uscita preluderà probabilmente a inserire un giocatore con queste caratteristiche dal passo svelto. Tra l'altro, scusami, ti interrompo un secondo perché mi torna in mente un episodio. Io credo che giocatori anche diversi, ma di grande personalità, anche se diversi da quello che è il credo, al 100% il credo dell'allenatore, possono essere invece una risorsa, se e quando siano capaci di interpretare loro stessi i momenti della partita. Io mi ricordo Campagnaro, ti parlo dell'anno della promozione di Oddo, un paio di volte i microfoni a bordo campo raccoglievano le indicazioni di Oddo vicino alla panchina e gli chiedeva di salire, di salire, poi Campagnaro diceva ok, pollice in alto, e poi si tirava lui 20 metri indietro quando era il momento di farlo, perché la sua esperienza gli consentiva di farlo e gli consentiva di leggere le situazioni della partita. Poi magari, ecco, bisogna capire se all'allenatore sta bene questo tipo di atteggiamento o se invece, come tutti gli allenatori che hanno una loro caratteristica ben precisa e potendo non la cambiano mai, preferiscono invece giocatori che siano solo e soltanto funzionali al loro disegno tattico. Assolutamente sì. Ultima sul Pescara, poi vorrei trattare un po' l'argomento L'Aquila e andare a vedere un po' il progetto Lanciano con l'avvocato Toppeta. Per quanto riguarda il mercato in entrata, Pierpaolo, secondo te serve qualcosa al di là delle uscite? Perché il presidente Sebastiani ha detto più volte adesso pensiamo alle uscite, ma secondo te c'è qualche necessità? La necessità è quella di almeno un centrale difensivo, secondo me. Quello che diceva Peppe poco fa. E poi capire se può esserci un'opportunità di un giocatore in grado di che sia chiaramente migliore di quelli che ci sono in questo momento. Io ripeto, un giocatore come Memushai, prima di buttarlo via ci penserei mille volte, la stessa cosa per Benalì. Però ci sta che magari possano avere delle richieste. Io credo che le richieste in questo momento non ci siano, altrimenti sarebbero già andati, e credo che alla fine per cederli bisognerà partecipare all'ingaggio. Ma io l'esempio, voglio dire, non ho capito l'esempio, la fretta nel liberarsi di un giocatore come Vitturini, che comunque è un ragazzo tuo del settore giovanile, non fa neanche lista, sì, forse non sarà esattamente
Zemaniano al 100%, ma un giocatore così giovane impara. Spesso quest'anno il Pescara ha scelto di cedere i propri giovani di proprietà per andare a prendere in prestito giocatori di altre società. Sì, certo, col diritto di riscatto, ma se il giocatore è bravo il diritto di riscatto comunque alto e comunque c'è un controriscatto da parte della società di origine. Quindi in alcuni casi, ad esempio, Vittorini mi ha un po' sorpreso, perché è un ragazzo che quando ha giocato aveva anche fatto vedere delle buone cose. Chiaramente si è ritrovato nel giro di pochissimi mesi, dalla primavera alla Serie A, dopo qualche presenza in Serie B. È chiaro che in Serie A in questo momento gli stava un po' larga, tra l'altro in una squadra che è stato un disastro, sì, certo, sotto tutti i punti di vista. Però ti ripeto, se parliamo di necessità, almeno un centrale difensivo e poi mettersi alla finestra a vedere se capita qualche giocatore importante. Risposta secca dei nostri tre ospiti: Balzano del Grosso, uno, tutte e due, nessuno, e che perché? Comincia tu, Pierpaolo. Ma non lo so perché Zampano è un giocatore che a me fa Balzano. Sì, no, okay. Mi collego, perché sì. Zampano è un giocatore che a me fa particolarmente innervosire, perché ha delle potenzialità immense e negli ultimi 12 mesi, 15 mesi ha smesso completamente di imparare. Nell'anno con Oddo aveva anche imparato a difendere, ero convinto che sarebbe diventato un grande giocatore. Adesso gli sono rimasti soltanto degli enormi mezzi fisici, ma dal punto di vista della completezza calcistica si è fermato. Zampano è un giocatore che conosciamo, non ha sfondato neanche lui ad altissimi livelli. Se va via Zampano può essere un buon sostituto. Dall'altra parte Del Grosso è sicuramente un giocatore importante, grande esperienza, grande mancino. Io ho l'impressione che Zeman abbia fiducia di Mazzotta, quindi non so se due giocatori di quell'esperienza nello stesso ruolo siano un bene. Luigi? Sì, io propenderei per Del Grosso, per le caratteristiche che Per Paolo ha menzionato. È chiaro che se mi dice che io Mazzotta non l'ho visto, che Zeman va su Mazzotta, evidentemente le caratteristiche... No, mi sembra, ma è un'impressione, potrei... Decifrare Zeman non è mai difficile. Un lavoro facilissimo. È chiaro che in una difesa come quella impostata da Zeman, che gioca alto, ci saranno giocatori veloci nel recupero, è fuori di dubbio, e anche bravi con i piedi, i difensori bravi, una squadra cortissima. È chiaro che il gioco deve essere pari da un punto di vista, diciamo, tecnico, anche sia a centrocampo che in difesa che in attacco. È chiaro che i difensori ci litigano un po' di più con la palla. Quindi tu Del Grosso... Io, se mi fai questa domanda, dei tre giocatori, Del Grosso a me piace di più. Peppe? Ma a destra, se hai Zampano e Crescenzi, Balzano non lo prendi. Se esci uno dei due? Se esci uno dei due prenderei sempre un giovane. Un giovane di buona prospettiva, ecco, poteva essere il Vitturini da stare dietro a uno dei due se rimaneva. Dall'altra parte, dando per partente Biraghi, credo che abbia una buona scelta sia con Mazzotta, ma io inserirei anche Perrotta. Perrotta l'anno scorso si può giocare a sì, eventualmente. Perrotta l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato ad Avellino, sia come esterno e anche come difensore centrale di sinistra. È un giocatore come per esempio il Selasi, che sono tornati al Pescara dopo aver fatto minuti, presenze e ottime prestazioni proprio in questa categoria. Quindi bisogna anche valutare che sono giocatori tuoi, che hanno esperienza e che secondo me, anche se in questa prima fase li possiamo guardare non da prima fascia, da favori di una maglia, nel corso della stagione è gente che conosce la categoria, di affidabilità, l'ha dimostrato sul campo, quindi sono giocatori da tenere. Sinceramente con i giocatori che hai, a meno che non ti escono tutti e quattro nelle due fasce, non mi andrei a intasare per prenderne altri sugli esterni. Pausa pubblicitaria, torniamo subito, restate con noi.
Eccoci, siamo tornati per chiudere l'argomento Pescara. Vi ricordo domani pomeriggio a Palena, test amichevole contro la Fidelissandria. Dalle 9 di domattina è aperta la vendita dei 500 taglianti a disposizione dei tifosi del Pescara, acquistabili presso l'HG Store di Palena in corso Umberto I. Dalle ore 9 di domani sono 500 i taglianti a disposizione. Flash con l'Aquila Calcio. E qui vado a chiedere la consulenza, non come sportivi, ma come esperti in materia legale, a Peppe Tambone e all'avvocato Toppeta, di quello che sta succedendo all'Aquila. Allora, la domanda è questa, avvocato Toppeta. C'è stato un tiro e molla lunghissimo di 2 mesi, probabilmente si è chiuso negativamente oggi perché si va verso una nuova soluzione, in cui il gruppo Chiodi ha prodotto delle garanzie positive, a detta dell'assessore Piccinini che abbiamo intervistato, e c'è sempre un rilancio da parte del gruppo acquirente di Fioravanti che chiede sempre ulteriori garanzie fino a me inserire una polizza fiduciaria a copertura del debito. Legalmente, se davanti al notaio il gruppo societario si è accollato alla gestione di tutti i debiti al 30 giugno, è sufficiente quello o serve anche la fiduciaria a copertura? Ma io sarei tranquillo anche con la fiduciaria, perché la fiduciaria comunque ha una caratteristica reale, per cui non c'è da discutere. Sì. Cioè, ma hai la copertura, punto. La fiduzione però devi tirar fuori i soldi veri subito. Chiaro, però quando la legge ti permette di rateizzare, loro hanno già un piano di rientro rateizzato, perché tirar fuori tot milioni di euro oggi? Poi questo rientra ovviamente nella convenienza commerciale dell'operazione, no? Ammesso che si possa chiamare convenienza commerciale una qualsiasi situazione in un campionato dilettantistico, perché Peppe lo sa e Pierpaolo anche, nei dilettanti, finché comunque nel calcio non si arriva in Serie B è un problema molto serio, anche se anche in Serie B c'è qualcuno che ci rimette perché evidentemente non capisce bene come funziona. Ma una scrittura in cui la società del presidente Chiodi davanti al notaio firma e dice di volersi garantire i debiti fino al 30 giugno 2017, davanti al notaio firmato e controfirmato, è un atto di garanzia? Beh, il problema è chi lo firma. Presidente? Sì, bisogna vedere che solvibilità ha. Cioè, il problema non sta tanto nelle carte, sta in chi le firma le carte, perché nelle carte possiamo prevedere qualsiasi tipo di garanzia, anche la più solida. Il problema è che chi firma deve offrirle queste garanzie, cioè bisogna avere di fronte un partner affidabile, una persona affidabile. Questa è la differenza. Sul piano giuridico queste cose si possono fare, il problema grosso è vedere chi le firma queste cose, perché questo fa la differenza. Oggi io sentivo di una cordata, tra virgolette, con diversi imprenditori che non vogliono impegnarsi direttamente ma sono disponibili a fare gli sponsor. Sì. Benissimo, se hanno al vertice un manager, cioè se è quello che stava avvenendo, ma bisogna cercare il manager, cioè non è che ci si improvvisa. No, un nome e un cognome c'è all'Aquila, un manager importante che però per il momento vuole rimanere sotto traccia. Potrebbe essere. Peppe Tambone, si può fare soldi alla mano una squadra importante in Serie D la prima settimana di agosto o è un ritardo ad handicap incolmabile? Si può fare sia perché verosimilmente l'Aquila, diciamo, viaggia su 2 gironi che non sono di quelli impossibili, soprattutto quello adriatico mi sembra abbastanza sottotono da un po' di stagioni, quindi partendo con persone che sanno dove mettere le mani si fa rapidamente. Parli del girone F, no? Ma sì, quello adriatico, sì, esatto. Ma anche l'altro, no? È vero che c'è stata qualche sorpresa l'anno scorso, nella media però mi sembrava abbastanza abbordabile, quindi è chiaro che nulla è perduto e poi qualcosa andrà lasciato nei primi 2 mesi di lavoro, perché la squadra ovviamente quel ritardino di 10 giorni nella preparazione ce l'ha e te lo porti dietro, quindi bisognerà trovare anche nel management e nello staff tecnico persone di grossa qualità, senza avventurarsi secondo me in operazioni di scommesse. È chiaro, questo te lo dico perché mi è capitato più di una volta di partire con un ritardo che è di giorni, ma poi diventa fisico e diventa mentale, diventa di gruppo, diventa di ambiente, no? Le complicanze arrivano sempre, quindi nell'ipotesi l'Aquila deve fare un doppio campionato, deve fare un campionato fino a dicembre,
no? Per capire se, come ha costruito, se sta lì poi il vero campionato va fatto lì. No, volevo tornare sul discorso dell'aspetto societario. Sì. Da come me lo racconti, penso che il discorso dalla parte del promesso acquirente ci sia un ragionamento di questo tipo. Sì, adesso i soci si accollano nell'atto di cessione, no? Tutti i debiti, tutte le situazioni, però poi se il debitore è della società, è poi la società che deve eventualmente rivalersi. Sì. E quindi questi sono passaggi che non sono sempre immediati, sono passaggi che hanno lungaggini, sono passaggi che hanno complicanze, quindi è chiaro che loro dicono: ce li garantisci con una fideiussione, se succede qualcosa e non onorate chiediamo l'escussione, no? E c'è il tempo di escussione, magari come quella di iscrizione a prima richiesta, no? Così sì. Però a quel punto, a quel salto subito il debito e finisce. Sì, a quel punto bisognerà capire che interesse possono continuare ad avere i promessi venditori a pagare tutto e poi certo, affidare la società a un soggetto terzo. Sembra abbastanza scontato. Credo, è vero che siamo nei dilettanti, è vero che siamo nel calcio, però la fiducia tra le parti e un minimo di compartecipazione a un rischio, perché è vero che le società sono difficilmente valutabili, no, dal punto di vista economico, però comunque ti trovi di fronte a una società che è una SRL, quindi ha già una tenuta contabile abbastanza chiara e trasparente, quelli che siano i numeri, quindi non ci sono grosse problematiche. Ti trovi di fronte a una squadra che ha una tradizione, un'immagine, no? E un piazzamento di un certo tipo, no? nella scala dei valori del calcio, se vogliamo dire così, e all'interno di una città capoluogo di regione. Quindi io credo che chi aveva pressione molto, molto distante e molto personale, chi avesse voluto prendere l'Aquila Calcio avrebbe fatto le corse per prenderlo non al 31 di luglio, perfetto, ma al 1 di giugno, perché parti con queste potenzialità, fai un mercato di un certo tipo, no? E dai il segnale al girone, ai tuoi competitors, che non ce n'è per nessuno, e quindi parti, no, con tutti i favori del pronostico. Hai un treno veloce, no? E lo stai utilizzando come se avessi un carrettino da far ripartire piano piano. Condivido anche le virgole. Pierpaolo, una tua opinione sulla questione L'Aquila? Ma io preferirei non esprimermi, perché non conosco bene la situazione se non attraverso quello che leggo sui giornali. È chiaro che così a naso, io non ho le competenze tecniche che hanno Luigi e Giuseppe, ma a naso, quando le trattative si protraggono più del normale, comincio a sentire puzza di bruciato, cioè le operazioni, anche se sono discretamente onerose come in questo caso, io non credo che abbiano bisogno di settimane o mesi per andare. Quando ci sono i soldi, e purtroppo non sarà poetico, ma è così, Paris Saint Germain in 3 giorni paga 220 milioni di euro di clausola. 222 milioni di euro, sì. sono sì, fondamentali. 2 milioni se gli scappa e me li regala a me, non è che, intanto, a loro che gli fai? Non ci sente nessuno, ma se li dividiamo per 4 va bene lo stesso. Che Paolo, va bene. Preso, mi è piaciuto giudicare. Il presidente del Barcellona quando ha detto fino all'ultimo centesimo, come dire 221 milioni e 909 non basta. No, è anche giusto. Guarda Massimo Pacilio, io... come è pronto, Neymar domani le visite, e così si aggirerebbe il fair play finanziario, come con il fondo di Doha che paga 300 milioni di euro a Neymar come testimonial per il mondiale, esatto, del Qatar, e Neymar si autopaga la clausola. Ma anche, perché le clausole il Qatar è anche sponsor del Barcellona, oltre a essere, esatto, proprietà del Paris Saint Germain, quindi è tutto un giro di soldi. Comunque ti dicevo, hanno già l'IBAN per farsi versamenti. Io il mio IBAN, se volete poi lo sceicco, glielo lascio stasera in privato. Siamo in 4, ti ricordo. Ma, ti dicevo, le trattative lunghe non mi hanno mai convinto. Seconda cosa, io soffro di una specie di orticaria che mi viene fuori ogni volta che nel calcio sento nominare la parola manager. Sarà che le esperienze che ho avuto io nella mia vita lavorativa con i cosiddetti manager mi hanno fatto pensare che questa sia una parola... Non ti convince? Una parola vuota. Io in 30 anni di attività professionale, forse anche di più,
di manager veri ne avrò visti in azione 2-3, non di più. Il resto era tutto usurpazione di titolo. No, no, parlo all'interno del giornale, del mondo dei giornali. Vero? Ah, ok. Quelli con cui ho fare quotidianamente. Nel calcio forse qualcuno sì, ma il calcio ha la particolarità di essere, di avere un aspetto aleatorio particolarmente alto, legato poi ai risultati e comunque condizione. Sì. Prima di andare all'ultima pausa pubblicitaria, poi parleremo di Lanciano. Pierpaolo, ci prometti che se ti ascoltano al Paris Saint-Germain ci esce quel milioncino, lo dividiamo per quattro? Promesso. Pubblicità. Tanto è tornato Massimo Pacilio in regia, che saluto. Si è fatto sentire durante la pausa pubblicitaria con il suo solito Forza Napoli, che giustamente è stato bacchettato come scudetto di luglio. Io sono sempre a metà, ricordo. Tu sei sempre a metà, però. Ciao Max! Ci sei? Sì, Max? Ce l'avevo con Pierpaolo. Ah, ce l'avevi con Pierpaolo. Forza Napulentus! Forza no, comunque... Vabbè, a luglio e agosto ve lo permettiamo, Max. Torniamo a parlare in studio. Avvocato Toppeta, Lanciano, questo nuovo progetto, che ci puoi dire? Ma Lanciano, l'anno scorso abbiamo perché insieme ad altri amici abbiamo dato vita all'associazione Lanciano Rossonera per tenere vivo il colore e per tenere desta l'attenzione anche dei media su una piazza che manca al calcio abruzzese, non è al calcio nazionale, non è un'eresia a dirlo. E quest'anno abbiamo trovato un imprenditore che è Fabio De Vincentis, che ha fatto bene a Francavilla, dove è riuscito in 3 anni a portare la squadra adriatica, sebbene con un ripescaggio, ma comunque ha dominato in larga parte il campionato di eccellenza, portarlo nell'interregionale, e ha delle credenziali ottime, ha tanta voglia di fare, ha coinvolto sia noi dell'associazione Lanciano Rossonera che diversi tifosi con entusiasmo. Aspettiamo soltanto di poter disputare una categoria che non sia la prima, speriamo, siamo fiduciosi, aspettiamo gli eventi in questo momento sempre... Che possibilità ci sono di fare direttamente la promozione? Le possibilità, guarda, non te le posso dire, ma non te le dico per scaramanzia, non te le posso dire perché un percentuale, così sono concrete o ancora siamo... L'anno scorso, a pochi giorni dal campionato di promozione, di campionato di promozione, Sulmona si è ritirato, ad esempio, no? Ed è stato un evento chiaramente eccezionale. Il primo nella lista. Adesso, in questo momento, sì, perché se consideriamo che la Miternina ha lasciato il posto in promozione perché prenderà il posto in eccellenza del ripescato, sì, Francavilla. E non si è iscritto purtroppo, e lo dico veramente con dispiacere, non si è iscritto il castello del mio amico fraterno Peppe Tambone, ed è una cosa che dispiace moltissimo, però fa gioco in questo momento anche alle speranze della Piazza Rossonera, perché i due posti liberi ulteriori saranno presi dalla Fater Pescara e dallo Sportland Celano, e quindi aspettiamo qualche altro evento che speriamo si verifichi, per cui il terzo posto che si andrà a liberare sarà della squadra del Lanciano. Sarà Peppe Tambone, che su questi argomenti è sempre informatissimo, che possibilità dà a Lanciano? Ma non lo so, sicuramente stare alla finestra non è una situazione comoda, anche perché credo siano importanti anche i tempi del progetto sportivo. Bisogna sapere se devi fare una squadra per la prima categoria o attrezzata per la promozione, nell'uno e nell'altro caso credo con progetti ambiziosi. Poi progetti ambiziosi devono trovare sempre il riscontro sul campo. Purtroppo è una grande piazza che probabilmente l'anno scorso non ha avuto lo scatto di orgoglio giusto per potersi di diritto piazzare tra l'interregionale e l'eccellenza, approfittando delle norme NOIF in seguito alla non ammissione del Lanciano. E quindi grazie soprattutto al bel progetto, all'iniziativa messa su dall'associazione
di cui è Luigi è uno dei promotori più in vista e più attivi dal primo minuto, è riuscita a creare questa opportunità. Certo, e vedere questa realtà a doversi giocare il campionato di prima categoria non farà fare salti di gioia, però ecco, bisognerà capire gli eventi dove portano. E, sinceramente non so dove potrà arrivare in questo momento, bisogna solo, come diceva lui, segnalare un po' la luce spenta per questa realtà un po' romantica che era il Castello 2000, con questo gruppo di amici che era nato nel 2000, che hanno resistito scalando dalla terza categoria alla promozione fino all'ultimo minuto. Sono riusciti, ecco, a creare questa forma di aggregazione. Erano tutti ragazzi della zona, tutti ragazzi che giocavano senza rimborsi, senza nulla, che quindi hanno pagato un po' l'incedere del tempo, no? Sia per i ragazzi che cominciavano a farsi un po' più accusare gli anni, e sia per il ricambio che non c'è stato. È stata una bandiera bianca non tanto piacevole, ma purtroppo bisognerà trovare il modo di ripartire. C'è una realtà che fa la prima categoria, ma la fa nel campionato molisano, che è tutta un'altra musica rispetto a quella abruzzese. Siamo arrivati al termine di questa puntata, alle 22 in punto. Grazie a Max Pacilio in regia, grazie a Peppe Tambone, grazie all'avvocato Toppeta, grazie al collega del Messaggero Pierpaolo Marchetti. Calciomercato, speciale calciomercato, torna lunedì prossimo alle ore 21. Domani alle 20:30 saremo a Palena per le ultimissime sul ritiro del Pescara e per documentarvi sull'amichevole che si giocherà domani nel pomeriggio contro la Fidelis Sandria. Buonanotte. I just wanna be part of your